Lunghissima conferenza stampa questa mattina nel foyer del Teatro Comunale Fusco per la presentazione del tecnico del Taranto Football Club Nello Di Costanzo. Con lui la presentazione anche dello staff tecnico. Tante, dicevamo, le domande dei colleghi su ciò che sarà il Taranto edizione 2022-2023. Al termine della conferenza stampa che ritroverete in Cento Sport Magazine, le nostre interviste. Perché questa conferenza stampa? Beh, era giusto, per tanto tempo si era anticipato che il nostro allenatore per la prossima stagione sarà Nello Di Costanzo, era giusto finalmente presentarlo. Avete visto che come dialettica il Nello è insuperabile e penso che farà molta presa. Mister, che Taranto sarà il suo Taranto? Ma un Taranto che si spera che crei entusiasmo cercando di fare degli sviluppi offensivi adeguati a questo blasone che ha il Taranto e tuttavia mantenendo degli equilibri, cercando compattezza. Sarà un Taranto basato principalmente dai giovani, ma dove cercheremo di inserire, oltre a quelli che già ci sono sotto contratto, che sono peraltro bravi, inserire qualche giovane che abbia un ascendente nei confronti di questi giovani e li faccia crescere, quindi che ci consenta di fare un calcio offensivo ma mantenendo degli equilibri e farlo essere anche difensivo, perché sapete che per vincere le partite è anche importante segnare un gol più degli altri, ma anche prenderne uno meno degli altri. Lei sceglie la zona? Beh, certamente oramai non si può prescindere, però ci sono tanti tipi di zona. Sì, bisogna essere elastici, come dico sempre, e non essere integralisti con una zona assolutamente integrale, ma cercheremo in certe parti del campo, più ci avviciniamo alla nostra porta, di marcare nella zona, quindi di ritrovare, come dicono anche oggi a Coverciano i grandi luminari, che si deve ritrovare il contatto con l'avversario, quindi riscoprire il senso, l'agonismo e la marcatura, perché esclusivamente zona talvolta, tra l'altro, rende un po' sterile il gioco. Sì, ma permette agli avversari che ricevono palla di avere un po' troppo spazio, quindi cercare l'innovazione con la zona, per carità, ma anche con la tradizione nostra italiana di un'epoca che ci ha fatto vincere anche i campionati del mondo, dove si curi anche l'aspetto della marcatura sugli avversari. Ecco, l'ultima cosa riguarda questo organico, cosa chiede di più o se le va bene? In questo momento non siamo all'altezza della situazione, sia ben chiaro, io non voglio illudere nessuno, però la società sta lavorando alacremente affinché si trovino gli innesti giusti per creare un mix adeguato tra giovani e degli esperti che dia soddisfazione e che ci faccia raggiungere l'obiettivo dei playoff. In questo momento non siamo in grado di poter dire arriviamo da qualche parte, ma certamente abbiamo un po' di tempo a disposizione. Confido nel lavoro del presidente e dei nostri direttori Dionisio e Galigani affinché trovino dei profili che possano essere adeguati affinché anche i giovani possano crescere.